Buongiorno a tutti, oggi è il 10 ottobre 2019, siamo qua di fronte alla struttura nazionale dei mutilati invalidi di guerra. Abbiamo professor Manzini, Piero, buongiorno. Siamo venuti a documentare lo stato di abbandono di questa struttura, il cortile e tutto il suo circondario. Siamo praticamente all'angolo tra Corso Borsalino e Piazza Gabriele D'Annunzio, che poi andremo a vedere. Ecco, una parte della città di Alessandria, una parte che ha una sua rilevanza o che aveva una sua rilevanza, ma che tuttora rappresenta la storia, un pezzo della storia della città. E è una storia che in questo caso lascia un po' con l'amaro in bocca. È una storia che parte dal stato di abbandono di questo palazzo, che ha una sua rilevanza appunto anche storica e degli anni 40, e rappresentava un'istituzione molto importante perché appunto era la casa del mutilato, dell'invalido di guerra. Un'istituzione molto importante soprattutto per l'Italia, che aveva attraversato due guerre, quindi centinaia di migliaia di persone erano, diciamo, infatti una costruzione colpite, che risale all'inizio degli anni 40. Quindi che si affacciava purtroppo agli albori della Seconda Guerra Mondiale e prendeva comunque i lasciti della Prima Guerra Mondiale, i lasciti in termini di invalidità, di ferite. Guardiamo anche il cortile. Lo sfascio del cortile, che è veramente è uno spettacolo da piangere, anche perché un abbandono così significa proprio rinunciare a qualunque possibilità di recupero. Guarda, c'è la finestra anche aperta. Abbiamo delle finestre aperte lì in alto. Non escludiamo che possano entrare. Oltretutto l'edificio ospita un affresco del pittore Mandrogna Capassi, che rappresenta il sacrificio proprio dei mutilati. E questo affresco, l'Italia Nostra si è battuta per recuperarlo, ma credo che non ci sia riuscito, e probabilmente starà in uno stato di abbandono, starà rovinandosi all'interno di questo edificio. Ma andiamo, facciamo il perimetro di questa struttura. Andiamo a vedere. Continuiamo a piangere sull'abbandono. Eccoci qua dal lato opposto. Anche qui abbiamo, diciamo, una architettura del periodo del ventennio, quindi che riprende i toni architettonici dell'epoca, che sono quelli dell'euro, tanto per intenderci, certo, di Roma. Abbiamo un'altra finestra aperta da questa parte di qui. Probabilmente qualcuno, per trovare rifugio, si introduce dentro. Certo, lo stabile sembra solido, perché sì, una volta non si lesinava sui materiali, sulla qualità. Vedete questi marmi che incorniciavano la parte bassa. Ecco la parte di cortile, di servizio. E questo palazzo è confinante con un altro palazzo di stile Liberty degli anni 30. Quindi una perla degli anni 30. Guardate questo palazzo, anche questo in stato di abbandono. Abbiamo dei fregi lì, degli angeli, delle figure alate,
delle facce alate lì sotto ai balconi, in alto abbiamo una faccia egizia che, da che questa riprende, parte qua si vede meglio. Anche questo è abbandonato, a detta di qualcuno, è stato lasciato dai vecchi proprietari ad una fondazione che però non ha ancora fatto niente. L'edificio occupa anche la strada laterale, la via Torino, siamo nella pista vecchia, via Torino, e ci ha raccontato il curatore che, vedete, di là si vede meglio, professore, ci sono delle parti, ecco, non terminate, guardate là sopra a quella finestra, ma anche là in fondo sotto la grondaia là, sì. Perché per scaramanzia, detta del curatore, la padrona non aveva terminato i lavori perché era convinta che terminato i lavori fosse poteva succedere qualcosa. Superstizione, sì, parliamo di superstizione. Però questa è una curiosità che comunque fa sorridere adesso, ma quello che vogliamo mettere in luce è lo stato di abbandono e la bellezza comunque, certo, che ha questa costruzione con i vari fregi, anche delle piccole perle. Sì, abbiamo visto l'altro palazzo, invece l'hanno messo a posto. Eccolo qua. Abbiamo qui stava dando Possiamo eccoci, siamo gentilmente così, ci hanno fatto entrare dentro lo stabile al numero 3 e naturalmente noi siamo ammirati da quello che abbiamo trovato, questa scala centrale che è presidiata da due leoni, uno di lato. Fammelo vedere l'altro, Piero. Eccolo e qua. Naturalmente i colori. Le vetrate tipo cattedrale colorate che erano proprio tipici di questo periodo del Liberty. Quindi è una bellissima residenza che ci riserva delle sorprese una volta entrata. Quindi notare l'eleganza anche della scala, la struttura fatta in ferro, tutta lavorata. Sì, okay. Sì. Benissimo, va bene. A questo punto noi vi salutiamo. Piero, guarda anche la porta lì, guarda. Vi salutiamo e vi rimandiamo al prossimo video. Arrivederci a tutti. Arrivederci. E svegliati, Alessandro. Sì, d'accordo. Ciao. E grazie, signore.